Villa Comunale di Augusta. Alle mie spalle c'è un vecchio chiosco, chiosco che era un bar in sostanza, su terreno comunale, demaniale, quindi con una concessione. Anni fa l'aveva un famoso augustano, D'Angelo, e poi però in seguito a tutta una serie di vicissitudini questo chiosco è stato dato a un altro concessionario. Ormai, come vedete, dalla situazione qui ripresa dalla telecamera, è degradato anche questo, come tante cose qui da noi che stiamo documentando giorno dopo giorno. Perché siamo qui, oltre che a documentare questo degrado? Per una proposta costruttiva, visto che in definitiva dobbiamo sempre, oltre alla pars destruens, indicare sempre la pars construens, cioè la parte appunto costruttiva. Siamo qui perché molte associazioni di vario genere, culturali, desiderano che il Comune conceda loro un qualche locale. Il Comune, cioè in questo momento i tre commissari governativi, rispondono sempre che non ci sono locali, quando in realtà potenzialmente i locali li abbiamo. Abbiamo indicato il plesso della Rasimo, della Marina, il convento di San Domenico, che potrebbe ospitare molti locali anche comunali, la caserma dei Carabinieri attuale qui vicino in Piazza Carmine, se fosse completata la nuova caserma potrebbe avere molti locali a disposizione anche di queste associazioni. Ecco, vedete qui, questo potrebbe essere un ottimo punto anche per un ufficio turistico, un ufficio informazioni, o per associazioni di volontariato di vario genere, anche per i cani randagi. Voglio dire, sto facendo una battuta così estemporanea, perché qui il punto è centrale per avere anche informazioni. Se voi andate a Sortino, per carità, con tutto il rispetto per i sortinesi, però voglio dire, forse è una città tranquilla, serena, hanno un punto di informazioni per i turisti che vanno lì, un punto proprio in cui c'è scritto informazioni e danno le notizie riguardo le loro chiese, oppure le varie sagre che si svolgono lì, la sagra del miele qualche giorno fa. Ecco, non potrebbe essere questo un locale che potrebbe essere rimesso a posto da queste associazioni di volontariato, e si potrebbe anche eliminare quest'altro sconcio che vedete qua, queste pietane di legno ormai sono orrende, pericolose, mobili, vedete anche qui al solito nascondono i rifiuti come se fosse un tappeto ormai logoro che nasconde la polvere delle case. Io penso che non sia alcuna difficoltà in questo. Basterebbe fare una semplice concessione gratuita con un contratto, potrebbe essere anche ventennale, con quelle associazioni benemerite, e ce ne sono ad Augusta, che appunto svolgono servizio di interesse culturale, umanitario o per gli animali in generale. Io credo che da un mio punto di vista qui potrebbe essere sicuramente un ufficio turistico di informazione, ma questa è soltanto una proposta. Vediamo se anche qui i commissari governativi vogliono rispondere a questa sollecitazione. Al riguardo cogliamo al volo la proposta di un nostro concittadino che si stava seguendo mentre stavamo realizzando il servizio. Allora, cosa vogliamo dire al riguardo? Io vorrei la gestione di questo chiosco, che vorrei fare un parco giochi più discreto per i bambini, che tutti i giorni si fanno male. Ah, ecco, infatti, quello abbiamo messo in evidenza noi. Sono, si fanno male o si possono fare male? Io vorrei la gestione e fare un parco giochi per come si deve per i bambini. Ecco, perché lei diceva prima di... Lavoro non ce n'è, vorrei fare qualcosa anche per lavorare io con la mia famiglia. E quindi allora... Oltre. Lei ha fatto la richiesta al Comune? No, però no. Mi hanno detto con l'informazione che i commissari non danno questi tipi di autorizzazione. Quando saranno, ci saranno le votazioni per i politici. Questo allora è io una... non so a chi rivolgermi e vorrei prendere un appuntamento con questi ispettori. Sono commissari che in questo momento amministrano il Comune di Augusta. Lei faccia una cosa, faccia la richiesta, veda se le rispondono, se le danno ascolto e poi ci faccia sapere. No, non mancherà, io molto probabilmente la prossima settimana andrò al Comune e mi farò mettere in lista per parlare con questi commissari. Bene, grazie, grazie. Rassegna Megarese ti dà voce. Raccontaci la tua disavventura. Denunciare i disservizi pubblici è un nostro dovere. Puoi contattarci su Facebook, sulla pagina Rassegna Megarese o chiamando al numero 329 37 64 993.